Salve a tutti, agenti di Acqua del Sita. Continuiamo con le missioni di Woozi, vicino al Four Dragons. Questa è la missione Don Peyote, una missione di merda, in cui devo andare a salvare due inglesi, che sono nel deserto, se non sbaglio, e riportarli qui a Las Venturas. Sono arrivato all'Arco dell'Oeste, che è dove quei due inglesi sono persi. Praticamente l'unica cosa che dovremmo fare è andare in un allevamento di serpenti con questi due coglioni, perché è l'ultima cosa che loro ricordano. E sinceramente è una delle poche parti di GTA SA, è uno dei pochi cutscene che mi è poco chiaro, ma a quanto pare questi due inglesi sono persi qui nel deserto dopo essersi drogati. L'ultima cosa che ricordano è un allevamento di serpenti, quindi dovremo andare all'allevamento di serpenti qui vicino per vedere cos'è successo. Ok, siamo quasi arrivati, ragazzi. Volevo farvi vedere una cosa che succede se aspettiamo un po'. Guardate che fa un mecha. Proprio alla CJ, proprio. Ok, adesso possiamo andare, basta cazzeggio. Bene, comincia il party. Muori zoccola. Ok, praticamente questo qui si è scopato con la grassona e gli ha attaccato le piatole. Quindi questi bifolchi sono incazzati con noi. E io mi sto invece incazzando tutti gli sbirri che mi stanno capitando. Cazzo, 3 stelle, è un po' esagerato, eh. Andiamo via. Andiamo via prima che ci aprono il culo e rompono troppo i coglioni. E che palle, però. Cazzo, devo essere proprio vicino per farli salire. Dai, sali, coglione. E come cazzo vai? Sono qua! Dio! Che fai? Sono qua! Palle! Va bene, dai, torniamo allo Santos. Prima mi prendo di nervi. Molto bene, destinazione raggiunta. Adesso, dopo questa missione, si sbloccheranno le missioni della mafia. Ho appena trovato una Buffalo che serve a San Fierro per l'import-export. Quindi, senza pensarci troppo, andrò subito a portarla. Perché mancano troppi veicoli e non voglio lasciarli e accumularli tutti alla fine. Ci siamo, ragazzi, sono arrivato a San Fierro. Vediamo quanti soldi riuscirò a prendere. Oddio, 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 oddio. Cazzo. Sto per far cadere il veicolo. L'ho completamente distrutto. Quindi mi daranno pochissimi soldi. Invece speravo che mi avrebbero dato molto di più. Allora, vediamo quanto mi danno. 21.000, porco dico. Cioè, non me l'aspettavo. Il veicolo era combinato davvero male. Non mi sarei mai aspettato che mi avessero dato 21.000 dollari. Però, meglio così. Bene, ragazzi. Allora, sono qui vicino alle gare di San Fierro. Queste sono un po' di più di quelle di Las Venturas. E come ho detto prima, non voglio lasciare troppe missioni arretrate. Perciò, farò tutte le gare di San Fierro. Tanto queste non dovrebbero essere molto difficili. Siamo arrivati, ragazzi. Ho finito la gara. Non c'è l'ombra degli altri concorrenti, degli altri datori. Bene, primi 10.000 vinti. Continuiamo perché queste San Fierro dovrei essere in grado di farle senza troppi problemi. Ogni volta dico così e poi invece mi fanno perdere il bestemmio. Speriamo non sia questo il caso. Col bandito. Figo. Mi piace. Per fortuna è un veicolo molto veloce. Anche se è una tenuta di strada che fa schifo al cazzo. Però è veloce come veicolo. Oddio, 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 non ti capovolgere! Dio! Io devo smetterla di parlare e dire minchiate. Dire è facile, questo riesco a farlo, questo riesco a farlo e poi perdo.
Ci siamo. Ok, l'altra gara della campagna l'abbiamo fatta. Adesso mancano solo quelle a San Fierro, che sono più interessanti. Ok, questa, oh, mamma mia quanto bestemmierò con questo. Il go-kart. Ah, Dio, Dio, Dio. Questo è un generatore di bestemmie, questa gara. È un generatore di bestemmie. Ragazzi, sono assolutamente sconvolto dal fatto che ancora non ho sbattuto e sono primo. Perché fare questa... Io mi ricordo quando anni fa facevo questa missione. Ci ho provato tipo un sacco di giorni, perché ogni volta sbattevo come un coglione da tutte le parti. E le bestemmie fioccavano come, non so, la neve sulle Alpi, cose del genere. Quindi sono molto molto contento e sorpreso ancora di non aver sbattuto e di essere primo. Al primo colpo. In questa gara, perché le altre gare me la cavo, sono bravo, ma questa ho sempre avuto più difficoltà. L'ho finita, finita al primo colpo, per fortuna. Mamma mia, wow, sono davvero contento di non aver bruciato il mio fegato per i nervi dello sclero. Ok, questa non è nemmeno così facile. Bisogna guidare davvero bene questa missione, questa gara. Oddio, non ci supera di tutti. Oggi mi sa che vado a culo. Speriamo. No, 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 no. Non vado a culo, come al solito. Bene, sono in vantaggio. No, ecco, ah no, li vedo, li vedo, cazzo. Non sono molto lontani. Quindi devo fare attenzione, tanta attenzione. Ora non li vedo più. Ah no, li vedo tutti. Se non sbaglio non manca molto alla fine della gara, quindi devo tenere duro, Cristo. Non sbattere. Oddio, 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 oddio. Pare che sono arrivato all'ultimo checkpoint. Sì, sì, sì. È qui che finisce la gara. Perfetto. Il volo dell'angelo. E scende su Jay. Ok, ne mancano due se non sbaglio. Allora, San Fierro Hills. Questa è bella lunga. Devo fare molta attenzione. Qui il problema è non sbattere troppo e non rovinare il motore, perché l'auto ha una buona tenuta, anche una buona velocità, quindi... Guardali, Dio cane! Mannaggia Gesù. Guardali. Guardali. Scassa coglioni. Ora devo recuperare. Che palle. Che palle. Sto testa di cazzo che mi viene addosso. Giuro che scenderei e ti sparerei con tutto quello che ho. Però non posso. Vabbè, per fortuna li ho recuperati. Molto bene. Sono riuscito a far andare fuori strada il primo. Quindi adesso sono io il primo. Devo solo tenere duro e cercare di non fare minchiate. E dovrei farcela. Porca madonna. Ma che cazzo fai tu con la mazza a baseball? Mi devi fermare in mezzo alla strada, puttana. Puttana. Che cazzo fai? Mi hai fatto perdere tutto il vantaggio che avevo. Sta zoccola di merda. Guardali, traffico del cazzo. Traffico del cazzo in mezzo ai coglioni. Cristo Dio. Ho il motore a fumo di nuovo. No, no, se l'aperto mi prendo veramente di sclero, di nervi. Ragazzi, a quanto pare tutti sono caduti da una collina. Oddio. No, lui no. Sono un coglione, mi sono distratto. Erano tutti caduti da una collina e pensavo di essere al sicuro. Invece no. Questo figlio di puttana si è salvato, quindi devo rincorrerlo, ora devo arrivare subito primo. Traffico del cazzo, traffico del cazzo, traffico del cazzo. Vai, 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 vai. Superalo, 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 superalo. Ancora traffico, che palle. Guarda come si insinua questo figlio di puttana in mezzo alle macchine. Buono, dai. Dai che arrivi secondo. Bene raga, cioè adesso finora ho fatto 5 gare mi pare, tutte primo al primo colpo, quindi sono fiero di non aver bestemmiato come un cane, a parte
qualche occasione così. Bene. Molto bene. Mi manca solo l'ultima gara, che è anche la mia preferita. Che si chiama Country Endurance. E si farà con la Bullet, che è una macchina molto veloce e con una tenuta ottima. Quindi dovrei farla. L'ho sempre vinta questa al primo colpo, quindi a meno che non succeda qualcosa col traffico che rompe i coglioni, mi faccia capovolgere, roba del genere. Non dovrei bestemmia, guardali. Non dovrei bestemmiare e perderli. Perderla questa gara. Non rompete il cazzo sempre quelli davanti, eh. Come ti permetti? Come ti permetti? Solo io posso essere il primo in questa gara. Dall'inizio alla fine. Come potete vedere, sto conducendo una gara in solitario. Proprio veramente, cioè da un minuto e 20, che guardando dietro non vedo proprio nessuno. E ho ancora l'auto in condizioni ottime, anche se sono credo solo a metà della gara, però sono ampiamente avanti rispetto agli altri, quindi devo solo fare attenzione a non far capovolgere l'auto o mandarla in acqua e roba del genere. Bene, ho finito Country Endurance in 4 minuti e 54, quindi sotto i 5, che è molto buono, davvero molto buono. Adesso porterò due veicoli all'import-export, che so già dove sono. Allora, uno è la limousine che doveva essere qui, ora non c'è, non so perché. E un altro è un veicolo che ho posato un po' di tempo fa in una delle case mie a San Fierro. E inoltre andrò in giro per San Fierro nei generatori di profitti per prendere un po' di denaro. Oh mio Dio, CJ non mangia da tantissimo, ha una fame tremenda. Pizza stack time! Molto bene, questa volta almeno CJ non ha rovesciato tutto. E ha mangiato così tanto, è difficile da dire, però ha mangiato così tanto che non è andato a rompere le palle agli altri che mangiavano nel negozio per volere altra pizza. Adesso portiamo questo veicolo al Easter Basin Docks. Ragazzi, ho consegnato anche la limousine, che era là vicino al posto in cui si sbloccano le gare di San Fierro. Ok, adesso posso tornare a Las Venturas e continuare a fare missioni della storia. Purtroppo devo fare anche queste del secondario, secondario, sono un po' una palla, però vi ho spiegato che non le posso lasciare tutte alla fine. Oddio, grasso meno, questo non va bene. CJ deve mangiare. Burger Shot! Time! CJ mangerà di nuovo. Ragazzi, finito il cazzeggio e tornando alla sventura, mi sono detto, beh, se passo di qua non posso non fare una missione del cazzo della cava. Quindi la farò subito, anche su 2 stelle, fotte sega. Ah, bene, non si può fare con le stelle. Fantastico. Fantastico. E allora, mi sa tanto che questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto mi odiate, mettete un mi piace. Se invece vi è piaciuto, mettete mi piace, continuate a seguirmi e iscrivetevi. Alla prossima.